Salve a tutti ragazzi, vostro Lì. Faccio questo video unboxing per mostrarvi il bellissimo regalo che mi ha fatto la mia ragazza a Natale. Il Marathon Mouse M705 della Logitech. Perché si chiama Marathon Mouse? Per la sua incredibile durata, 36 mesi, 3 anni di durata. Anche se credo che questa durata sia per un uso normale, 8 ore lavorative e poi viene spento quando non si usa. Vi farò un video quando finiranno le batterie. Allora, prima di passare all'unboxing vero e proprio, leggiamo le caratteristiche sulla confezione. Allora, 36 mesi, Logitech Hyperfast Scrolling, dopo vi faccio vedere perché è chiamata Hyperfast. Il laser, il super preciso laser, infatti riesce a riconoscere anche, può essere usato, il mouse può essere usato anche su superfici come il legno lucido, e i tasti integrati per il pollice, avanti, indietro e programmi. Dopo vi spiegherò a che cosa servono. Questo qua è il resto della confezione, il retro con tutte le varie lingue. Bene, adesso passiamo all'unboxing vero e proprio. Allora, il mouse ovviamente già l'ho aperto perché lo sto usando. Allora, ecco qua. Allora, togliamo di mezzo il mouse, vediamo prima la confezione. Apriamo, c'è il pezzo di plastica di sostegno e i libricini, istruzioni, garanzia, che a noi onestamente non interessano. Mettiamo da parte e prendiamo il mouse. Partiamo con la ricevente. Allora, ecco la ricevente USB. Questa ricevente è chiamata Unifying perché possiamo con una sola ricevente usare fino a 6 dispositivi Logitech senza usare nessun'altra ricevente. È molto comodo, basta far riconoscere gli altri dispositivi al computer. Adesso passiamo al mouse. Allora, questa qua è la sua grandezza, la mia mano è molto grande rispetto alla media. Allora, eccolo qua il mouse. Questa qua è la sua grandezza. Allora, il mouse arriva fino a 3200 dpi, quindi un valore abbastanza alto. Vediamo i tasti. Allora, ovviamente il tasto sinistro e destro, la rotellina, e non so se si vede, a fianco ci sono due freccette, sinistra e destra. Perché? Allora, la rotellina ovviamente può essere fatta ruotare, cliccata, poi possiamo andare a sinistra o a destra. Sentite il click. A che cosa serve questa rotellina? Ad esempio, per passare nelle schede di Firefox in alto, ci posizioniamo sulle su queste schede, facciamo sinistra o destra e possiamo scorrere le varie schede. Poi, per quanto riguarda la rotazione, ascoltate, la rotellina gira come qualsiasi normale rotellina. Se però clicchiamo questo tasto, questo qui, ascoltate, è muta. Perché? Non c'è più questo freno, diciamo, la rotellina è libera di scorrere. A che cosa può essere utile? Immaginate una pagina internet molto molto lunga e dovete stare così magari 20-30 secondi a scorrere, oppure cliccare e trascinare giù la barra di scorrimento. E invece con questo sistema basta cliccare qui, fare un giro veloce e arrivare direttamente giù a tutto. È molto comodo. Vediamo gli altri tasti. Allora, qui abbiamo il tasto programma. Non so se si vede. Eccolo qui, questo puntino bianco. Si preme così. A che cosa serve? Possiamo passare da un'applicazione all'altra. Ovviamente bisogna usare il programma della Logitech, il software del mouse. Scaricabile ovviamente gratuitamente sul sito della Logitech. Poi abbiamo i tasti avanti e indietro. A che cosa servono? Lo dice già il nome. Ma mettiamo caso che siamo in una pagina web e vogliamo tornare alla pagina web precedente, premiamo indietro, questo qui. Premiamo indietro, andiamo indietro, premiamo avanti, ovviamente andiamo avanti. Funziona anche nelle cartelle di Windows. Ad esempio C Windows, vogliamo tornare a C, premiamo indietro, è semplice. Passiamo adesso al di sotto del mouse. Allora, ovviamente già consumato perché lo sto usando. Abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il laser, qui abbiamo il vano per le batterie, e sotto al vano qui per le batterie può essere inserito la ricevente per trasportarla, e si richiude.
è molto comodo. Togliamo. Questo qui è l'interno. Allora, il mouse, ovviamente qui non si vede l'accensione perché non si vede il mouse. Possiamo vederla qui sopra, vedete il LED, scusate che trovo il tasto. Allora, ecco qua, acceso. E cosa molto particolare, ho tolto una batteria, eccola qua. Ops, la metto qui dentro altrimenti scivola. C'è una sola batteria. Il mouse si accende. Questo mouse funziona anche con una sola batteria. Perché? Per renderlo più leggero. Io ho le mani molto molto grandi, come avete visto, quindi io le uso comunque tutte e due per renderlo un po' più pesante. Il mouse è piccolo, ma è anche purtroppo per me molto leggero. Io preferisco i mouse molto molto pesanti. Come ergonomia questo mouse è comodissimo. C'è questa rientranza qui dove ci sono i tasti avanti e indietro per il pollice, è veramente molto comodo. Qui c'è questo piccolo divisore per le dita, per metterle magari così. E ripeto, è molto molto comodo, anche per la mia mano molto grande. La dimensione di questo mouse si avvicina ai mouse classici molto molto più grandi, col vantaggio comunque che ha questo laser che funziona magari anche sul legno lucido. Tutte le varie funzioni della rotellina che sono comodissime, senza magari dover ogni volta andare con la freccetta a trascinare qualcosa, è molto molto comodo. La batteria, vi ripeto, farò un video quando finiranno le batterie. Io con l'uso che ne faccio credo di arrivare a 6 mesi circa. Ah, scusate, qui sotto ovviamente ci sono i gommini per farlo scivolare meglio. E niente, non c'è nient'altro da dire. Prendiamo tutto lo scatolame. Ecco qua. Ecco qua. Bene, spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Bye bye.